scuole, che cos'è questa esperienza per te? Capire qual è il modo che piace a me di fare politica, ho scoperto questo, approccio diverso. Per te? Farsi una coscienza politica, visto che ci apprestiamo a votare il prossimo anno. Cosa ridi? Non c'è bisogno di ridere. E poi insomma fare un po' di conoscenza con i movimenti politici che insomma, non abbiamo avuto tante occasioni di poterci approcciare alla materia. E come te l'aspettavi? Come ve lo aspettavate questo seminario? Peggio. Non mi aspettavo questa, cioè mi aspettavo la solita cosa, diciamo, siamo i più fighi, viva la rivoluzione, invece si è parlato di temi invece abbastanza... Invece si è detto solo siamo i più fighi. Ha detto anche qualcosa di concreto che soprattutto è utile, è immediato e non è una speculazione soltanto a livello intellettuale. E poi tutt'altro che fanatismo, è già un punto di vista. Quindi viva la federazione subito. A parte per il lato... Della coscienza politica ho instaurato dei bei rapporti e questo secondo me è un punto molto a favore. Pentotene in due parole. In due parole? Bellissimo, stupendo. Nostalgia del vostro seminario? Del vostro primo seminario? Io qui ho un seminario sì, perché sinceramente se confronta la mia con la loro. No, è un po' strano. Sì, no, perché voglio dire, l'entusiasmo che hai al primo seminario per la novità è sempre grande. Però comunque è anche l'entusiasmo quando sei più avanti di essere magari tu ad aiutare qualcun altro a capire qualcosa. È davvero un nuovo modo di interpretare la realtà. Perché da quel momento tutto è stato diverso ed è iniziato un progetto di impegno quotidiano all'interno della Gioventù Federalista Europea che va avanti ancora adesso. Potresti descrivere brevemente quali sono state le tappe del tuo percorso di militante? Allora, all'inizio non ero convinta perché non avevo ancora ben capito cosa volesse dire. È un'idea che necessita di tempo per entrare bene dentro, quindi c'è bisogno di molta formazione all'inizio. E poi ad un certo punto ti senti pronta a metterti in gioco tu in prima persona e quindi a parlare di fronte a ragazzi che fanno la tua stessa esperienza e a raccontare quello che per te ha significato e quindi cercare di mandare avanti questo progetto. Grazie a Livia Liberatore, segretario di GF Roma. Ventotene, eh? Ventotene? Eh? Eh? Ah, ma mi stai filmando? Sì. Madonna mia, fantastica. Fantastica. Qualcosa di meno banale? L'esperienza, qualcosa di meno banale. E non posso dire la scoperta della vita perché era già iniziata un paio di anni fa. La continuazione della scoperta di una vita, almeno fino a questi pochi 26 anni. Le tappe più belle di questi due anni di militanza? Sicuramente la manifestazione di Firenze. Eravamo 300, ma facevamo casino, con tutte le bandiere federaliste, le bandiere dell'Europa, e ci siamo fatti notare. Non pensavo che il nostro movimento fosse capace di mobilitare così tante persone. E soprattutto in un momento in cui c'è così tanto scetticismo nei confronti dell'Europa, in cui è difficile comunque comunicare il fatto che può essere una grande occasione per le nostre vite. E poi tutti gli incontri nazionali, il momento in cui ti incontri con gli altri militanti nazionali, ed è bello quantomeno sentire tutti i dialetti nazionali. Un giorno ci saranno anche quelli europei, per il momento quelli nazionali. Il seminario? Bellissimo anche il seminario, mi sono molto divertito e insomma molto interessante. Pensi che inizierai con noi questa avventura? Del Movimento Federalista Europeo? Beh, a dire il vero l'ho iniziata
qualche anno fa, però ho intenzione di proseguirla con molta più dedizione. Tu sei? Paolo. Di? Sassari. Ciao Paolo. Questo seminario, insomma, com'è andato? Bello. Non è una foto, è un video. Insomma, gli interventi del pubblico di oggi come sono stati? Ma sono stati interventi di ragazzi che abbiano, ho l'impressione che vogliono comunque impegnarsi nella nostra battaglia, quindi insomma interventi efficaci, poi vedremo come è andato. Grazie a Giorgio Anselmi, Jeff e me. Per Roma. Ventotene, È l'isola del sogno europeo. E dove è stata pensata come si può costruire un'altra Europa? Un'Europa democratica, un'Europa vicina ai cittadini, un'Europa dove finalmente la gente può decidere quali sono le sorti del proprio futuro, prendere grandi decisioni. È l'Europa federale, ovviamente. È l'Europa che è quella che pensava la Spinelli. E oggi, in questa settimana, al 32esimo seminario federalista europeo di Ventotene, ancora oggi si vedono ragazzi che ci credono e sanno che un'altra roba è possibile. Grazie. Ciao, Ventotene. Bene, è una bella esperienza. Sì, anch'io. Abbiamo imparato molte più cose sull'Europa, sul federalismo. Però ripeto, non mi definisco federalista, sono venuto qui per imparare. Adesso provo delle idee più chiare su cosa scegliere. Questo seminario e propositi per il futuro? Sicuramente è stato molto informativo e mi è piaciuto molto per i dialoghi e i dibattiti che abbiamo avuto. Nel senso, nei gruppi di lavoro, l'ambiente piccolo, poche persone, sono riusciti a discutere molto su molti argomenti. E anche in plenaria abbiamo avuto l'opportunità di parlare con gli stessi relatori, anche se è stato forse un pochettino più difficile. Col fatto che siamo tanti, ma comunque c'è stato molto dialogo, secondo me. È uscito abbastanza. È stato questo seminario? Stai firmando? È andato molto bene, del resto non può andare altrimenti organizzato da noi. Non sbaglio. Bene, una parola sull'Europa? Una parola sull'Europa? Concretizzeremo abbastanza presto quello che è il nostro progetto. Dico abbastanza perché si sa che non si fa dall'oggi al domani, ma ci stiamo arrivando. Ma la nostra generazione la vedrà. Sì, secondo me sì. Siamo realisti dicendo questo. Perché sono tante le esigenze che ci portano ad andare in quella direzione, no? Quindi sì, direi che la nostra generazione la vedrà. La vedrà. I hope you will be able to make a turnaround, but I'm not sure about it. For the time being, I see Europe, the Eurozone above all, in some sort of stalemate, and it has to get out of it and to redefine common perspectives, common in the sense that there are the one countries which feel stronger and the other ones which feel weaker. And if we want to have a solution, we have to have it together. That's the most important thing. How was this seminar? Amazing. Okay. Grillo ha partecipato al seminario internazionale. Qualche impressione? Ma c'è l'impressione che si sta sviluppando sempre di più in tutte le sezioni di GEF una coscienza federalista forte. E facciamo. È stata una bella esperienza di una settimana, abbiamo incontrato tante persone importanti, insomma, oltre ovviamente a tutta questa battaglia qua, insomma. Anche perché insomma più si conosce più si accorge di non sapere e poi c'è un argomento vasto come può essere l'Europa o il federalismo, si accorge davvero di essere dei granelli di sabbia in un deserto. Una buona occasione per socializzare con gente che magari non conoscevamo, comunque altri membri che supportano la causa federalista, e anche è stato un buon modo per ampliare le nostre conoscenze in genere. E quindi io credo che sia stata un'esperienza davvero fantastica. Allora,
piaciuto tantissimo, me l'aspettavo anche, cioè, meno coinvolgente, invece mi è molto piaciuto anche il gruppo di dibattito, ho imparato un sacco di cose, ho conosciuto un sacco di persone molto interessanti. European! Che divisa! Bravi!